Siamo qui con Amato al Crazy Bull, dove ha presentato stasera il suo primo album da solista, Il Capitano. Ciao Amato, nel tuo album A farla da padrone c'è l'amore in tutte le sue sfaccettature. Cos'è per te l'amore? Per me l'amore è uno dei sentimenti più belli in assoluto. Noi abbiamo cercato di parlare d'amore in tutte le sue forme, a partire dall'amore per i nonni, che è la canzone che poi dà il nome al CD, che è Il Capitano, fino a parlare anche d'amore di una storia finita, un amore di una storia che sta per iniziare. Quindi abbiamo cercato di tracciare questa linea che ripercorresse tutti i tipi d'amore possibili e immaginabili. Che emozioni provi ad aver presentato e cantato a Formia davanti alla tua gente, soprattutto dopo aver cantato a Capodanno a Gaeta in piazza per il Capodanno? È stata una bella emozione, anche perché non è facile poi presentare proprio il primo concerto a Formia. Come dicono molti, nessuno è proprio fedele in patria, però io questa sera ho visto una bellissima risposta, ero circondato da tanto amore, come parlavamo prima, tante persone che mi vogliono bene, tanti amici, tante persone che sono venute anche da Roma, da fuori, e dalla mia famiglia, quindi penso di aver fatto una delle serate più belle in assoluto nella mia vita. Grande debutto, tanta gente, cosa ti aspetti adesso dal tuo futuro? Dal mio futuro mi aspetterei il meglio, perché come dico in molte interviste, io non vorrei non vorrei fare il cantante per guadagnare milioni di euro, vorrei fare il cantante anche guadagnando 2000 euro al mese, ma solamente perché vorrei vivere di musica, perché riesco a trasmettere e a dire tante cose solo attraverso di essa. Vuoi dedicare a qualcuno in particolare questo lavoro? Questo lavoro l'ho dedicato, come ho già detto nel titolo, al Capitano, che è il mio nome, i miei nonni. E penso che siano una delle ricchezze maggiori che uno possa avere. Molte volte non ce ne rendiamo conto, ce ne rendiamo conto solamente quando non ne abbiamo più. E quindi questo CD è dedicato a loro. Un in bocca al lupo ad Amato Scarpellino, che dopo Amici speriamo che avrà un grandissimo successo con questo album. Grazie a voi per l'intervista e speriamo di rivederci presto, casomai con un qualcosa di ancora più importante. Grazie.